Ciao, sono Don Bab. Benvenuti, ancora grazie del vostro ascolto. Stiamo affrontando insieme un percorso di scoperta della liturgia eucaristica, di riscoperta della preghiera cristiana, della messa, culmine e fonte della vita del credente. Oggi affrontiamo una nuova parola, una nuova chiave di lettura, un nuovo sguardo sul rito, che è quello della processione. Anche la teologia ha i suoi personaggi. In particolare ci stiamo occupando della liturgia, cioè quella branca di teologia che si occupa del rito, delle sue forme, della sua storia. E qui incontriamo un personaggio che voglio introdurvi. Si chiama Crispino Valenziano, liturgista siciliano, classe 1932. È uno dei più grandi conoscitori italiani dell'arte sacra, dello spazio della liturgia, del tempo sacro dato a Dio e celebrato. Ebbene, lui paragona la messa a un anello in molte opere, in molti articoli, in particolare in un'opera che si chiama L'anello della sposa. Sto andando a spanne, vorrei che capiste che certi tomi sono spessi 300 pagine e ridurli in una battuta è ovviamente un insulto all'autore. Ma come ho detto all'inizio dei miei podcast, se quello che dico è impreciso, incompleto o addirittura falso, anziché importunarmi dicendo dovevi dire diversamente, non è proprio così, andate al bar con gli amici e bevete una birra alla mia salute che fate una cosa migliore. Allora, Crispino Valenziano usa la metafora dell'anello per spiegare la messa, diciamo così. Avete presente quelle fedi ottenute da tre anellini d'oro, magari dei tre colori diversi, che si accavallano, che si intrecciano? Ecco, e su questi anelli immaginate di incastonare due perle. Le due perle sarebbero la parola di Dio e l'Eucarestia, e ci torneremo più avanti. Mentre le tre fedi d'oro intrecciate, così dice la metafora, sarebbero le tre processioni che danno movimento alla liturgia. Sì, perché la liturgia rispecchia la vita e la vita è principalmente e soprattutto un cammino. Si parte da casa per venire in chiesa, per avvicinarci all'altare. Si portano le offerte sull'altare con un cammino di convergenza del popolo verso il mistero di Cristo. E si cammina verso la mensa per mangiare un pane che ci fa diventare uomini e donne di comunione. Anzitutto, apriamo gli occhi su una realtà che tendiamo a mettere in ombra, e soprattutto noi, qui in questo continente razionalista e tutto concentrato sul pensiero, la liturgia è un linguaggio dalle molte forme. C'è evidentemente una parte concettuale, le idee da dire, la storia da raccontare, ma è pure presente, anzi è importantissima, una dimensione corporea della preghiera. In piedi, in ginocchio, seduti, inchinati, e poi cantare, parlare forte, parlare piano, camminare, non sono dei vezzi. Il nostro corpo prega, senza parlare dei sensi coinvolti, la vista, i colori, alzare il libro, alzare l'ostia, i profumi, l'incenso, i fiori, i sapori, pane, il vino, la musica. Umberto de Romans, un monaco domenicano medievale, riassume in un commentario i 9 gradi dell'inchino da fare durante la liturgia. Dal lieve piegare il capo alla parola Gesù Cristo, nelle letture o nelle preghiere, fino alla prostrazione supina in adorazione penitenziale. Forse vi siete immaginati inchinati, avete sorriso, o forse ha attraversato la vostra mente un pensiero simile: ma io so che Gesù devo riverenza, non serve che io pieghi la mia schiena. Ernie a parte, questa esperienza che la liturgia ci fa fare è in verità molto significativa, perché noi abbiamo dimenticato il linguaggio del corpo nella liturgia. Non so se qualcuno di voi sia mai stato in Turchia a vedere i dervisci danzanti, o se è rimasto affascinato dalla prostrazione di un prete durante il rito della sua ordinazione. O magari qualcuno di noi ha usato qualche posizione yoga per rilassarsi o trovare equilibrio esterno e magari anche interno. Siamo affascinati dal modo con cui le diverse culture usano il corpo per mandare messaggi, dalla manina finta della regina Elisabetta alla celebre immobilità delle sue guardie. Ma in chiesa, incredibilmente no, il corpo non è più importante. Dalle mie parti ho qualche esempio bello, semplice. Nonnine che si sono spaccate la schiena nei boschi per tutta la vita e che stanno sedute quasi tutta la messa, ma l'elevazione no. Si alzano, si piegano sul banco con devozione.
Ebbene, arriviamo al punto. In questo linguaggio del corpo è contenuto anche il nostro camminare, anche il nostro muoverci. Quando celebro la messa, arriva di tutto. Sapete, ognuno si è fatto il suo equilibrio, la sua abitudine. Chi ha le braccia incrociate, chi guarda in giro un po' imbarazzato, chi alza gli occhi alla volta della chiesa e speriamo che non veda le ragnatele, chi si genuflette, chi si inchina profondamente. Non lo direi mai a loro, ma a voi sì, perché non vi ho mai visto in questo frangente. Ma il corpo prega molto di più di quanto facciano le tue labbra. Dal modo con cui ti muovi in chiesa si vede se è un salone dove incontri i tuoi amici oppure un tempio dove trovi il sacro. Se cerchi qualche viso amico per trovare complicità. Ma dove mi ha portato mia moglie? Ah, anche tu sei qua. Guarda che tocca fare per i bambini, questa domenica c'è la messa del catechismo. O se ti vergogni guardandoti in giro con circospezione sperando che nessuno ti veda. A volte si va alla comunione, ai funerali, alle settime, dalle mie parti è addirittura evidente, per sbucare in prima fila e far vedere ai parenti che ci siamo. Certe famiglie mandano la più devota, che mentre aspetta di comunicarsi stringe anche le mani ai parenti, così per sottolineare il cordoglio. Non è un fatto deprecabile, ma non va fatto in quel momento, amici. Gli ebrei osservanti, se ne vedono molti a Gerusalemme, sono dei campioni nel far capire quando vanno alla sinagoga o al muro occidentale a pregare. L'abbigliamento della festa, il passo spedito, la testa alta. Noi cristiani abbiamo un senso in più nella liturgia, che è quello dell'incontro. Questo sì, i giovani lo capiscono bene. Trovarsi fuori, salutarsi, informarsi, convergere tutti alla stessa mensa. Per tornare a Crispino Valenziano, riporto l'attenzione sul fatto del camminare. Ho già detto che il corpo è importante per pregare. E anche il nostro muoverci dice che cosa stiamo facendo. Sia da quando partiamo di casa, andiamo verso il Tempio del Signore. Quale gioia quando mi dissero, andremo alla casa del Signore. Ora i miei piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme, dice il Salmo. Sia quando siamo in chiesa. Camminare, che è il camminare dentro, l'essere educati dal Signore, fare qualche scatto, prendere qualche decisione, corrisponde al nostro muoverci in chiesa, al stare al nostro agio nell'aula liturgica, a incontrare gli altri con simpatia, amicizia, magari facendo sentire qualche forestiero a casa, perché abbiamo anche questa responsabilità, essere testimoni di una comunità aperta, accogliente, in cammino. Il cammino diventa una metafora perfetta per parlare della vita. Lo sappiamo, il cammino della vita, il viaggio della vita, il sentiero della vita. Ecco, solo per evocare qualche parola che potrebbe essere oggetto delle vostre future passeggiate verso la chiesa. Silenzio e parola. Domanda: mi preparo ad ascoltare il Signore che mi parla? Posso proteggere il mio cervello dalle parole ostili, dalle grida, dalle chiacchiere superficiali per lasciare spazio a Lui? Calma e gioia. Prepararsi con calma, per tempo, per assaporare l'attesa. Non è forse l'attesa dell'incontro già essa stessa l'incontro? E poi una parola che a me piace tantissimo, insieme, come famiglia, come quartiere, come paese. In questo stesso momento milioni di persone come me si preparano allo stesso incontro, o lo vivranno nella giornata, o l'hanno vissuto poco fa. Una parola che parla al cuore dell'umanità. Spingo il mio pensiero ai malati, alle persone che hanno già acceso TV 2000 perché non possono uscire, a chi mi ha confidato un dubbio, un problema, una preghiera non espressa. Ecco, insieme camminiamo, come chiesa. Potremmo dire, non è questo il momento, e un giorno ne parlerò più approfonditamente, che si crede solo insieme, e questo impone di camminare insieme. Siate santi, alla prossima, ciao!